Signore. Di alla persona accanto a te: è bello lodare il Signore, ma devi farlo così. È bello lodare il Signore. Wow. C'è grande gioia. Wow, dice mia moglie, qualche giorno mi accontenterà. Ok, benvenuti a tutti quanti voi. Voglio dare un benvenuto, se ci sono, prima di tutto le persone che questa mattina siete qua per la prima volta, se per favore le persone che siete nuove per la prima volta, vogliamo fare un applauso, alzatevi in piedi. Benvenuti in mezzo a noi, Dio vi benedica. Siete speciali e meravigliosi. Sentitevi a casa, siete in famiglia, questa è la casa. Benvenuti in mezzo a noi, potete accomodarvi. Wow, benvenuti a tutti quanti voi, tutti i fratelli, tutte le sorelle che siete qua questa mattina. Siete nel posto giusto, nel momento giusto, perché siete alla presenza di Dio e credo che Dio questa mattina ha preparato qualcosa di speciale e di meraviglioso per la nostra vita. Dì alla persona accanto a te: io voglio avere il cuore aperto questa mattina per ricevere la parola. Qualunque parola sia preparata per me, io la riceverò con mansuetudine, con umiltà, e ne farò tesoro di questa parola, perché è la parola di Dio e serve per il mio benessere, per la mia salute, per la mia famiglia, per la mia eternità, per la mia prosperità, per il mio matrimonio, per la mia casa, per il mio domani, per il mio presente, per la mia chiamata, per il mio servizio a Dio. E tutto quello che mi aspetta, la sua parola è un bene per la mia vita. Amen. Alleluia. Fratello Daniel Viera, vieni Viera, vieni Viera, vieni Viera, vieni a pregare per l'offerta. Facciamo pregare un esortatore. Amen. Dio vi benedica. Ci mettiamo in piedi? Sì, avete le offerte, le decime? Pronte? Sì? Non vi siete dimenticati, no? Sapete, no, che le bustine sono a fianco nelle sedie? Sì? Se non lo sapete, ve lo comunico io, perciò sono da riempire, sappiatelo. Però c'è una sorpresa, che se riempite di qua, Dio riempie di là. Sapete? Amen. Perché come dice la parola, date e vi sarà dato in modo scarso, povero, tacagno, no? Come dice? In modo scosso, pigiato e traboccante. Amen? Non ho sentito l'amen. Amen? No, no, non si è sentito. Amen? Adesso inizia a marciare. Preghiamo. Alleluia, Signore amato, Padre Santo, veniamo alla tua presenza. Prima di tutto, Signore, vogliamo onorarti, ringraziarti, benedirti, Signore, perché tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che siamo, è grazie a te e solo a te, Signore. E vogliamo, Signore, dimostrarti, anche se in piccola parte, anche se tu, Signore, non hai bisogno di soldi, noi vogliamo dimostrarti, Signore, il nostro amore, la nostra gratitudine e la nostra fedeltà verso di te, Signore, anche se non sarà mai perfetta come la tua verso di noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Grazie.
God is good. Dio è buono. Benvenuti fratelli che vengono da Treviso. Benvenuti in mezzo a noi. Treviso, giusto? Non venite da Treviso? No, ah, scusa. Ah, Udine. Ah, ok. Sapevo che dovevano venire fratelli da Treviso. Ok. Bene. Benvenuti comunque lo stesso in mezzo a noi. Ho profetizzato forse. Ok. Bene, questa mattina qualche avviso velocemente. Benvenuti. Ok, vi ricordo di comunque fate sempre le prenotazioni, perché anche se comunque abbiamo allargato i posti, dobbiamo cercare sempre di mantenere le limitazioni. E quindi è sempre importante che possiate prenotare i vostri posti sul sito www.gospelcenter.it/prenotazioni. Potete prenotare i vostri posti in modo tale che eviteremo comunque di avere più persone, quindi dobbiamo far aspettare fuori le persone, perché crediamo che adesso ci sarà un rientro di tanti fratelli e già siamo quasi al limite e non possiamo andare oltre il limite, perché non vogliamo trasgredire quelle che sono le momentanee disposizioni del governo, ma noi abbiamo l'autorità, la preghiera per cambiare ogni disposizione terrena affinché la volontà di Dio sia fatta sulla terra, come disse Gesù: come in cielo così in terra. In cielo non è il mondo a governare, ma è Dio, così anche in terra deve essere Dio a governare la terra attraverso la sua Chiesa. Amen. Ok, poi per quanti desiderano rimanere connessi, abbiamo i nostri social. Per quanti vogliono informazioni, vi potete rivolgere al nostro infopoint, che ci sarà la preziosa sorella Gloria, che vi darà tutte le informazioni, anche dei connection, dei gruppi che abbiamo in casa, di tutte le attività che facciamo. Trovate di tutto e di più, anche non di meno, ma di più. Abbiamo anche fratelli che vengono dalla Basilicata, da Melfi Basilicata. Benvenuti in mezzo a noi. Sono sicuro che te ne andrai a casa col miracolo questa settimana, Michele. Noi crediamo nell'Iddio dei miracoli. Intanto vogliamo anche ringraziare il Signore per il fratello Pierluigi e la sorella Anna Maria, che questa settimana hanno compiuto gli anni di matrimonio. Vogliamo chiamarli avanti, vogliamo pregare per loro. Venite avanti. Venite avanti, venite avanti. Posso dare qualche confidenza vostra? Lecito, ovviamente. Sapete, Dio è buono e Dio fa miracoli. Loro, quando sono arrivati qua, il fratello Pierluigi e la sorella Anna Maria, preziose persone, meravigliose, come vedete, da tanti anni che sono sposati. Quanti sono? 29 anni, wow. Gloria a Dio. Malgrado tanti anni di matrimonio, però quando sono arrivati comunque avevano qualche difficoltà caratteriale e quindi andavano dietro consulti e cose varie, ma quando è arrivato il Signore nella loro vita, la cosa più bella che ha fatto, che ha cambiato la loro vita, anche il loro matrimonio, ha cambiato la loro famiglia e i figli si sono accorti di quello che Dio ha fatto nel loro matrimonio. Amen. E io credo che questo è l'opera di Dio, perché non sono i medici, non sono i psicologi, non sono neanche i pastori che fanno questo, ma è l'opera dello Spirito Santo che ministra nei cuori delle persone. Così vogliamo stendere le mani su di loro. Prendetevi per mano anche voi. Vogliamo, Padre, nel nome di Gesù, Signore, benedire ancora questo matrimonio, questa unione. Reclamiamo, Signore, sulla vita di Pierluigi, sulla vita di Anna Maria, ancora, Signore, anni di grazia e di favore insieme nel nome del Signore Gesù Cristo. Noi questa mattina dichiariamo, Signore, che possano riscattare il tempo e gli anni che gli sono stati rubati prima di Cristo. Ti chiedo, Spirito Santo, che questo tempo per loro possa essere, Signore, un tempo di accelerazione, dove vedranno i cieli aperti su di loro e piogge di benedizioni scendere, che gli sarà ritornato tutto quello che gli è stato rubato: il tempo, la gioia, la felicità, il denaro, nel nome del Signore Gesù Cristo.
Cristo, noi come Chiesa benediciamo la loro vita, benediciamo la loro salute, la loro unione, il loro matrimonio, la loro famiglia. Reclamiamo che tutta la famiglia, Signore, verrà alla conoscenza dell'Evangelo attraverso la testimonianza vivente della loro unità, del loro matrimonio, della loro fedeltà a te, nel nome di Gesù. Amen, amen. E che possano essere di testimonianza per tanti altri matrimoni e per tante altre coppie che stanno attraversando difficoltà. Vogliamo rilasciare, Signore, su di loro una nuova unzione fresca per portare alla salvezza tutti quei matrimoni che sono distrutti, nel nome di Gesù. Amen e amen. Dio vi benedica. Wow, Dio è buono, restauratore di matrimoni. Amen. Restauratore di cuori, restauratore di corpi, restauratore di menti, restauratore di finanze, restauratore di giovani. Lui, quello che noi stiamo servendo, è un Dio meraviglioso, ragazzi. Non l'abbiamo conosciuto, dobbiamo spendere del tempo per stare con lui, per conoscerlo. Più stai con una persona, più lo conosci, più conosci il suo cuore, meno ci stai, meno lo conosci. Quindi è importante che ciascuno di noi possiamo spendere del tempo con lui. Amen? Ok, questa mattina il titolo del mio messaggio è una serie, inizieremo questa mattina una miniserie, credo che faremo 5 o 6 predicazioni con questo titolo, I cieli aperti. E quindi vi consiglio di non perdervi nessuna di questa predicazione, perché parleremo di tanti temi che ci permettono che i cieli sopra di noi sono aperti. Amen. Così vogliamo pregare prima di ogni cosa, perché questa mattina la parola sarà meravigliosa, gloriosa e potente. Padre, nel nome di Gesù, questa mattina ti vogliamo ringraziare e benedire per la tua fedeltà, per la tua grazia. Ti chiedo, caro e dolce Spirito Santo, che la tua parola questa mattina penetri nei nostri cuori per cambiare e trasformare le nostre vite, di conseguenza le nostre case, di conseguenza, Signore, le nostre famiglie, di conseguenza, Signore, i nostri parenti, i nostri amici, le città, la regione, la nazione dell'Italia. Noi vogliamo fare la differenza, Signore, vogliamo essere usati da te, vogliamo essere al centro del piano, del progetto che tu hai per questo territorio. Signore, noi vogliamo essere esecutori, Signore, di quello che tu vuoi fare su questo territorio. Vogliamo essere figli ubbidienti per praticare la tua parola, Signore, e per testimoniare che tu sei un Dio vivente e potente. Così ti chiedo la tua unzione nella mia bocca e anche, Signore, nelle nostre orecchie, per poter ascoltare con attenzione la tua parola e ritenerla in un cuore saggio, nel nome di Gesù. Amen e amen. Ok, come vi dicevo, il titolo è I cieli aperti, e voglio partire da un verso di Matteo capitolo 3 versetto 16, molto conosciuto. Parla del battesimo di Gesù. Sapete tutti quanti che Gesù è stato battezzato da grande, non è stato battezzato da piccolo. Quanti sanno che Gesù è stato battezzato da grande, non da piccolo? È stato battezzato a 30 anni e subito dopo il battesimo iniziò il suo ministero terreno, e quindi iniziò un tempo di accelerazione. In 3 anni fece quello che noi non riusciamo a fare tante volte in una vita. E quindi in 3 anni credo che dovremmo essere già figli maturi e quindi entrare in un proposito, in un'accelerazione, per portare a compimento tutto quello che già nel cielo è stato preparato, progettato. Noi siamo i figli che dobbiamo portare qua sulla terra quello che Dio già ha preparato. Così Matteo capitolo 3 versetto 16 dice, riporta esattamente un fatto molto importante, dice così: e Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua. Quindi c'è stata una totale immersione. Non c'è bisogno che metti un pochettino d'acqua, una goccina d'acqua, ti fanno con il mazzolino di origano un po' d'acqua in testa, non so adesso come lo fanno. Mi è venuto un mazzolino di origano. Così, che buttano un po' d'acqua a testa o in testa, o prendono una brocchetta e la versano in testa del bambino. Questa è una bugia, questo è un inganno, questa è una falsità. La Bibbia parla
del battesimo di immersione completa nell'acqua e di aspersione. E la Bibbia dice così: quando Gesù uscì dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Vediamo tre cose molto importanti qua, molto importanti. Dopo che Gesù fu battezzato, dice subito dopo, la Bibbia dice che i cieli gli si aprirono. Quindi significa che prima che Gesù fosse battezzato, i cieli erano chiusi. E allora è importante che ciascuno di noi rifletta su questo. I cieli su di me come sono? Dice, ma io mi sono battezzato, come mai i cieli sono ancora chiusi? Allora ci sono tante cose perché i cieli possono essere chiusi: perché camminiamo in disubbidienza, perché non preghiamo, perché non leggiamo la parola, perché non meditiamo, perché non serviamo, perché non diamo. Ci sono tante cose perché i cieli, uno dei motivi perché i cieli siano chiusi su di noi. Gesù, la Bibbia dice che subito dopo il battesimo i cieli gli si aprirono ed egli vide. Quando i cieli sono chiusi, noi spiritualmente non riusciamo a vedere. Perché tu vedi lo Spirito? Qualcuno ha visto lo Spirito? Ma puoi vedere con gli occhi spirituali, puoi vedere anche gli spiriti. Ma non li puoi vedere con gli occhi naturali gli spiriti, li puoi vedere con gli occhi spirituali. E quindi quando i cieli sono aperti, noi vediamo. Quando i cieli sono chiusi sopra di noi, noi non riusciamo a vedere. Per questo è importante che noi possiamo camminare in ubbidienza alla parola di Dio, affinché i cieli si possano aprire e noi possiamo vedere. Cosa vide Gesù? Ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba, ovvero significa che prese forma di una colomba e scese verso di lui. E quindi quando i cieli sono aperti, tu ed io possiamo vedere. E dall'inizio del ministero di Gesù fino alla fine, i cieli su di lui erano costantemente aperti. Lui pregava e il Padre rispondeva e lui ubbidiva. Continuamente dall'inizio, dal giorno in cui Gesù fu battezzato, i cieli si aprirono sopra Gesù. E Gesù ha saputo mantenere i cieli aperti su di lui fino alla fine. Quando andò a morire in croce, alzò gli occhi e disse: Padre, sia fatta la tua volontà, tutto per quanto mi è stato da fare, ho compiuto ogni cosa. E quindi credo che l'attitudine, dobbiamo stare attenti se su di noi i cieli sono aperti o si sono chiusi. Allora, come possiamo mantenere i cieli aperti? Prima possiamo mantenere i cieli aperti con la comunione con Dio. Quindi Gesù ebbe la capacità di stare sempre al centro della volontà di Dio. E quindi anche noi dobbiamo vegliare sulla nostra vita se siamo al centro della volontà di Dio, oppure dobbiamo chiedere a qualcuno di vegliare sulla nostra vita perché possiamo stare al centro della volontà di Dio. Ora la mia domanda questa mattina che voglio rivolgere a te, perché io me la sono rivolta già mentre mi preparavo ieri sera: anche noi stiamo desiderando essere al centro della volontà di Dio? E quanto lo desideriamo essere al centro della volontà di Dio? Da 1 a 10, tu puoi dire 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, oppure 10. Quindi è importante che ciascuno di noi stiamo, forse è meglio che scendo, mi sento più vicino. Tutti quanti noi dobbiamo farci questa domanda: ma io sono al centro della volontà di Dio? Io voglio fare la volontà di Dio? Io voglio obbedire alla parola di Dio, alla volontà di Dio. Voglio che i cieli costantemente siano aperti su di me e che io continuamente possa vedere la benedizione di Dio scendere nella mia vita e che io possa parlare con Dio, che i cieli siano aperti su di me. Allora, quando noi disubbidiamo, i cieli si chiudono.
quando noi camminiamo in disubbidienza, quando noi non preghiamo, non leggiamo la sua parola, quando non cerchiamo la sua faccia, quando non perdoniamo, quando non diamo, quando non lo serviamo, quando non rispondiamo alla chiamata, i cieli si chiudono sopra di noi. E questa mattina voglio partire giusto per essere allineati, perché mi è stato anche richiesto, voglio essere allineato un po' a quello che è stato insegnato ieri, perché non voglio che si possa, la Chiesa possa camminare una parte da un lato e una parte dall'altro lato. E questa mattina voglio iniziare dal libro del profeta Ageo. Dio manda sempre i suoi uomini per parlare alla nostra vita. Ageo capitolo 1 versetto 10 la Bibbia dice: il cielo sopra di voi è rimasto chiuso. Dio sta parlando ai giudei che erano ritornati dal esuli, dovevano iniziare a costruire il tempio, avevano iniziato ma si erano fermati. Quante volte noi ci capita di iniziare e poi ci fermiamo? Quante volte è successo che noi vogliamo iniziare qualcosa con Dio e poi ci fermiamo? Quante volte è successo che abbiamo lo zelo, dobbiamo fare, dobbiamo andare a evangelizzare, in una settimana dobbiamo evangelizzare tutta Udine. Andiamo il primo giorno, secondo, terzo e poi non andiamo più. Quante volte abbiamo detto: io voglio servire il Signore a costo di qualsiasi cosa, anche se i fratelli mi perseguitano, io voglio servire il Signore, e poi ci fermiamo. E quando ci fermiamo, i cieli sopra di noi si chiudono. Ageo dice: il cielo sopra di voi è rimasto chiuso e non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Mamma mia! Per cosa serviva la pioggia per il popolo di Israele? Per far mangiare, ovviamente, piovendo sulla terra, cresce l'erba, i foraggi, gli animali mangiano, possono essere poi uccisi per mangiare la carne, e così oggi abbiamo tutti i mangimi chimici che fanno per dar da mangiare agli animali, ma questo non è giusto, non è buono, perché mettono dentro delle cose che ci fanno male al nostro corpo. Non per niente poi soffriamo di, io non soffro, in nome di Gesù. Le persone soffrono di gastrite, di colite, mal di stomaco, vengono i tumori e cose di questo genere, perché dentro il mangiare ovviamente troviamo cose chimiche. A volte nel popolo di Dio questo accade, anche quando si mangia non si santificano i cibi, ovvero non si prega per i cibi prima di mangiare, si mangia sempre tutto quello che c'è a tavola, quando è giusto comunque pregare per i cibi e santificarli prima che li mettiamo nel nostro corpo, perché i cibi non possano corrompere il nostro corpo. E quindi Dio cosa fece? Chiuse il cielo, non ci fu più pioggia, e la Bibbia dice non c'è stata rugiada e la terra trattenuto il suo prodotto. Perché Dio tante volte usa i modi duri? Perché ci vuole schiacciare o perché ci vuole edificare e ci vuole correggere? Per quale motivo? Per amore. Perché Dio parla la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, e poi arrivando a un certo punto un padre deve usare i modi duri. Come fanno i genitori con i figli? Te l'ho detto la prima volta, te l'ho detto la seconda volta, te l'ho detto la terza volta, adesso devo correggerti, devo usare i modi duri, giusto? E quindi Dio tante volte usa i modi duri per correggerci e per riportarci a sé. Qual era la condizione del popolo di Dio perché il cielo fosse stato serrato su di loro? Il popolo ragionava così e diceva, al versetto 2, non è ancora venuto il tempo in cui si deve costruire la casa del Signore. È come dire, il popolo non aveva intendimento dei tempi. Dice, ancora non è arrivato il tempo, non è il tempo di costruire la casa del Signore, e quindi dice, prendiamo tempo, facciamo altre cose, si distraevano. Dio li aveva liberati, gli aveva fatto delle promesse, li voleva condurre nel territorio meraviglioso, voleva provvedere per loro, e loro si erano distratti. Allora dobbiamo stare attenti al tempo. Dice, non è ancora venuto il tempo. Noi dobbiamo avere una saggia amministrazione anche del nostro tempo. Sapete che dobbiamo avere una saggia amministrazione del nostro tempo, perché a volte perdiamo tempo con i cellulari, perdiamo tempo per cose inutili, cose futili, perdiamo tempo nel traffico, perdiamo tempo a parlare con le persone che magari non vogliono cambiare e ci vogliono rubare del tempo. Allora dobbiamo stare attenti al tempo.
non vado in chiesa perché ancora non è il tempo, non mi sento, non sono pronto, non mi piace, la predica è troppo lunga, troppo corta, troppo dura, troppo molla, troppo flezza. Prendiamo tutte le scuse, non è il tempo. Dobbiamo stare attenti al tempo perché è prezioso. Gesù teneva al tempo, ovvero aveva un'alta considerazione del tempo. Lui in 3 anni sapeva quello che doveva compiere e lui non si fermava mai. Così anche noi non dobbiamo mai fermarci perché il tempo è breve. Tu sai quanti anni di vita hai? C'è qualcuno che sa quanti anni di vita? C'è qualcuno che sa se domani non ci sarà più, o fra una settimana, o fra 10 giorni, o fra un anno? Nessuno lo sa solo Dio. E allora io credo che come popolo di Dio dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. E dobbiamo fare quanto più possibile per Dio affinché Dio si possa compiacere di noi. Ma se diciamo, aspetta, devo andare a evangelizzare una persona, dice vabbè, vado domani. Poi domani dice vabbè, dice ma c'è tempo, vado dopo domani. Poi dice no vabbè, vado un altro giorno. Poi vado un altro giorno e poi vado un altro giorno e sprechiamo del tempo inutilmente. Io vi ho raccontato quella storiella che ho avuto mia, che quando all'inizio mi sono convertito, il Signore mi aveva già dall'inizio parlato di andare a evangelizzare il suocero di un mio fratello. E prendevo sempre tempo, all'inizio della mia conversione dicevo, vabbè, qualche giorno ci parlo. Siccome prima di conoscere il Signore parlavamo di tutt'altro che cose del Signore, avevo qualche difficoltà ad andare da Lui e parlare del Signore. Parlavamo di tutt'altro, avevamo un linguaggio totalmente diverso. E Dio ogni volta che me lo aveva davanti mi diceva, parlagli di me. E io dicevo, vabbè, qualche altro giorno, non è la situazione giusta, non è la condizione giusta. E passarono i giorni, passarono le settimane, sono passati anche gli anni. Lo dico a mia vergogna, ma a vostro favore, perché non fate l'errore che ho fatto io. E un giorno arrivo a casa, mia mamma mi dice, sai, dice, c'è il suocero di Mimmo che è in coma. Ho detto no! Subito mi sono fatto la doccia. Allora mi ero conosciuto con mia moglie, eravamo fidanzati. La chiamo e ho detto, senti, una cortesia, puoi venire con me che devo andare dal suocero di mio fratello perché è in coma, sta morendo. La mia preoccupazione qual era? Non che lui stava morendo, che io dovevo rendere conto del suo sangue a Dio. Perché Dio tante volte mi aveva parlato di parlargli di Gesù, di parlargli di me, parlargli di me, parlargli di me, parlargli di me, io ho preso sempre tempo. Allora la preoccupazione non era tanto per lui, ma la preoccupazione era tanto per me. Ho detto, mamma mia, un giorno sarò davanti a Dio, Dio mi chiederà, guarda che questo è morto senza ricevere Cristo Gesù. Allora subito mi sono fatto la doccia, sono andato a prendere la mia fidanzata, siamo andati là e mi sono spaccato la schiena. Perché lui era in coma, era disteso sul letto e io ho dovuto parlare a una persona in coma, come se fosse viva. Ed ero messo nel letto che parlava a lui, lo chiamavo per nome, lo accarezzavo, io ho predicato l'Evangelo, io ho predicato l'opera della croce, l'opera di redenzione, tutto quanto. E dopo che io ho predicato, io ho detto, Matteo, ma tu vuoi che Gesù entri nel tuo cuore? E se tu vuoi, ovviamente era in coma, non mi poteva rispondere, io ho detto, se tu vuoi, io avevo preso la mano, stringimi la mano, muovi la tua mano. E lui era già immobile da 2 giorni e tutti i figli erano messi là, i parenti che guardavano, speriamo che mio padre si muova la mano, vediamo perché era una persona morta. Ebbene, quando io ho detto, ho parlato al suo spirito, perché il suo corpo era come morto, quando io ho detto, Matteo, se tu lo vuoi fammi un segno di che vuoi ricevere Cristo Gesù, io dirò la preghiera e tu con la stretta di mano mi farai un segno che tu vuoi ricevere Gesù, questo è il segno che tu hai ricevuto Gesù nel tuo cuore. Così, quando gli ho detto questo, lui ha mosso la mano, come segno che ha ricevuto Gesù. Allora, perché vi sto dicendo questo? Non lo so perché lo sto dicendo, ma lo so perché lo sto dicendo. È un gioco di parole, ovvero non era nella mia predicazione, nei miei appunti. Ma dobbiamo stare attenti al tempo e dobbiamo avere una saggia amministrazione del tempo e non rimandare sempre le cose. Perché le persone muoiono senza aver ricevuto Cristo Gesù e tu ed io abbiamo una responsabilità di questo. A volte prendiamo del tempo per cose inutili. E il popolo di Dio diceva, non è venuto ancora il tempo in cui si deve costruire la casa del Signore.
E a volte noi diciamo, ancora non è il tempo di santificare la mia vita, prenda ancora del tempo, deve fare una decisione. I ragazzi che sono fidanzati e con persone sbagliate dicono, no, ci devo pensare ancora un po', e vediamo ancora un po'. Le persone che sono sposate, che litigano continuamente e che vengono invitate per andare in chiesa, dicono, no, ancora prendiamo un po' di tempo, poi ci consacriamo un po' più avanti, prima vediamo se ce la facciamo da soli, prima vediamo, prendono tempo e fanno disastri. Influenzano la vita dei figli, distruggono la vita dei figli, hanno cattiva testimonianza nel condominio, tra i parenti, tra gli amici, prendono sempre tempo e di conseguenza Gesù sta tornando e noi non ci siamo messi a posto. Ognuno di loro del popolo stava pensando per le proprie cose piuttosto che pensare per le cose di Dio. E Dio gli parla e gli dice, vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Cosa avevano fatto i giudei? Erano andati per costruire il tempio, si erano fermati alle fondamenta e si erano lasciati distrarre. Vi dico una cosa, il lavoro più difficile qua in una costruzione sono le fondamenta. E a volte quando tu stai per gettare le fondamenta è faticoso, è doloroso. Io ho lavorato nel mese di luglio in delle fondamenta in uno scavo di un edificio in piena estate, non qua a Udine, ma ho lavorato in Sicilia, vicino al mare, in un caldo afoso. Ho lavorato dentro uno scavo sotterrato là dove non c'era ventilazione, dove continuamente dovevo alzare i piedi, dovevo scavalcare le armature di ferro, le casseformi, dovevo scavalcare la sera. Quando me ne andavo a casa ero distrutto nel corpo. È il lavoro delle fondamenta più faticoso, ma è quello dove rende l'edificio stabile. E il popolo giudeo cosa fece? Qua iniziò a buttare le fondamenta, ma poi si fermò, si scoraggiò, iniziò a pensare per le proprie cose, iniziò a pensare per i propri interessi. E Dio ha dovuto intervenire, gli ha lasciato del tempo, ma poi ha dovuto intervenire Dio stesso mandando il profeta Ageo. E gli dice, vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben vestite di legno mentre questo tempio giace in rovina? Cosa avevano fatto loro? Avevano impegnato le loro risorse, la loro forza, la loro capacità, il loro tempo per farsi delle belle case vestite di legno, rivestite di legno, mentre il tempio di Dio giaceva in rovina. E Dio è dovuto intervenire dicendo così: ora, non domani, non dopodomani, nel mese prossimo, ora. Così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. E Dio gli parla ovviamente nel linguaggio che loro avevano di bisogno. Dice, avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza dissetare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscalda, chi guadagna un salario lo mette il suo salario in una borsa bucata. Ripeto, ora così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta, avete seminato molto e avete raccolto poco. Cosa stava dicendo Dio? Dice, insomma, rientrate un attimino in voi. Ma vi rendete conto che durante il corso degli anni voi avete seminato nei campi e il seme seminato non ha prodotto il suo risultato, non è stato abbondante? Ora la mia domanda, ma a volte ci fermiamo e riflettiamo, ma la mia vita sta portando frutto? Quello che io ho seminato realmente sta portando frutto? Quante volte noi ci fermiamo e ci prendiamo del tempo, come ho detto qualche domenica fa, da spendere, da parlare a noi stessi, da spendere del tempo con noi stessi e fare, come dire, un test, a dire, ma quello che io sto facendo sta portando frutto? Ho seminato, ho fatto tanto, ma come mai ho raccolto così poco? Cos'è la cosa che sta impedendo la mia raccolta? E
per quanto riguardava il popolo di Dio, non cadeva pioggia, perché la Bibbia dice che il cielo era chiuso, la rugiada era stata trattenuta e di conseguenza i campi non potevano essere bagnati, non ci poteva essere erba, ed era qualcosa che Dio aveva fatto per correggere, per portare il popolo a sé, non per castigarlo, perché qualcuno pensa per castigare la legge, no, 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 per attirare nuovamente il popolo a sé, per avere attenzione. Dice: avete seminato molto, avete raccolto poco, voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è nessuno che si riscaldi, chi guadagna un salario lo mette in una borsa bucata. Ci siamo resi conto che tante volte dice: ma lavoro tanto, faccio tanto, ma come mai non ho i risultati dovuti? Ci avete fatto caso ogni tanto? Ma come mai io lavoro tanto, semino, faccio, e il mio lavoro non produce un buon risultato? E Dio gli dice: io ho chiamato la siccità. Cioè Dio dal cielo dice: siccità, vieni. Sopra questo territorio non deve piovere. Dio dice, io, sta parlando Dio attraverso il profeta Agea, dicendo: io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle tue mani. Sela. Ageo capitolo 1 versetto 11. Come dire, Dio aveva chiamato la siccità, come dire, tutto deve stare fermo. Non si deve muovere niente, perché il popolo deve tornare a me. E andando, passando da un altro, da un profeta a un altro, leggiamo: fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati da me, dai miei statuti, scusate, e dei miei precetti, e non li avete osservati. Fin dai tempi dei nostri padri ci è stato insegnato dai nostri padri di non servire, di non dare, di non pregare, di non stare con la parola. Quanti ti hanno insegnato a stare con la parola? Il danno, bello, lo voglio dire così apertamente oggi, il danno che ha fatto lo spirito religioso con la Chiesa Cattolica nella nazione dell'Italia è incredibile. Incredibile. Ora tu ed io come Chiesa ci possiamo conformare a quello che ha fatto la Chiesa Cattolica o possiamo trasformare le generazioni? Perché la Chiesa Cattolica ha insegnato, lo spirito religioso usato della Chiesa Cattolica per insegnare, partiamo dal principio, ai bambini devi battezzarli. Ma i bambini cosa capiscono del battesimo? Tu hai capito qualcosa quando tuo padre ti ha battezzato? C'eri, ti ricordi, hanno fatto la festa, quanto buste ti hanno portato, che regalo ti hanno fatto, ti ricordi il primo pigiamino che ti hanno portato quando hai fatto la festa del battesimo? A cosa serve questo? Chi l'ha inventato? Chi l'ha detto? Dove è scritto? Lo trovate scritto? Io mi sono scritto gli appunti nel mio cellulare. Ma lo trovate scritto nella parola questo? La cresima la trovate scritta nella parola di Dio? La comunione la trovate scritta nella parola di Dio? Che un sacerdote non deve sposarsi lo trovate scritto nella parola di Dio? Chi ha detto tutto questo? Il diavolo, per ingannare le persone, è uno spirito religioso che ha usato delle persone per ingannare altre persone. Allora tu ed io possiamo fare la differenza oppure ci possiamo conformare? Oppure possiamo fare un'altra religione affiancata ad un'altra religione? Dice, fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti, man mano Dio aveva dato delle leggi, aveva ordinato delle cose per il bene del popolo, ma il popolo piano piano si era allontanato. La Chiesa Cattolica cosa ha insegnato? Quando passa quello col cestino con l'offerta, cosa senti? Senti il rumore o c'è silenzio per quello che buttano le persone nel cestino? C'è il rumore, quindi danno le monetine.
E le persone cosa fanno? Sono abituate così, con la monetina da dare, come dire, sto facendo l'elemosina a Dio, sto facendo l'elemosina, ma Dio non ha bisogno di elemosina. Dio ha bisogno di tutto, perché Lui ha dato tutto. Allora, la Chiesa Cattolica cosa ha fatto? Cosa ci è stato insegnato? Quando è che avete visto la parola di Dio, avete sentito, scusate, la parola di Dio predicata e ti hanno detto, guarda che è scritto in tal punto al libro, in tal capitolo, in tal versetto. Prenditi gli appunti e vattelo a leggere a casa, vai a studiare. Mai successo questo. E la Bibbia dice, mando predice, fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. E qua sta parlando al popolo di Dio questa mattina, dice tornate a me e io tornerò a voi. E il popolo dice, scusa, ma in che cosa devo tornare a te? Sai, quando noi diventiamo intontiti, quando camminiamo in disubbidienza alla parola di Dio, quando non abbiamo rivelazione della parola di Dio, quando non intendiamo i tempi, quando non conosciamo il suo proposito per la nostra vita, quando non conosciamo quello che Lui vuole fare nella nostra vita, attraverso la nostra vita, nella nostra città, quando i giovani non conoscono quello che Dio vuole fare nella loro scuola, quando gli universitari non conoscono quello che Dio vuole fare nell'università, quando l'operaio non conosce quello che Dio vuole fare nella sua fabbrica, nella sua azienda, quando una donna non conosce quello che Dio vuole fare attraverso un negozio nella sua città, diventa intontito. Perché non c'è conoscenza della volontà di Dio. E quando siamo lontani da Dio e Dio ci parla, dice, ma non sto capendo io. E Dio gli fa un invito, tornate a me, e io ritornerò a voi. E il popolo dice, ma in che cosa dobbiamo tornare a te? E Dio scende come uno scivolo. Sai, avete visto gli scivoli si mettono là? Wow, e arriva. E dice così, io questa mattina voglio entrare anche così, con lo scivolo. Wow. E Dio gli dice, portate tutte le decime alla casa del tesoro. Per quale motivo? Per impoverire le persone. Qual è il motivo perché Dio invita il popolo a portare le decime alla casa del tesoro? Perché nella sua casa ci sia del cibo. E poi dice, e dopo mettetemi alla prova in questo, dice il Signore. Prima dice, fate un'azione voi, e poi mettetemi alla prova. Dice, vedrete. Non ascolterete, dice Dio, perché Dio dimostra, vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo. Allora, c'è qualcuno per favore qua che soffre di cataratte? No, cataratte degli occhi. La nonna Maria soffre di cataratte. Cosa accade quando, ti faccio qualche domanda così, quando ci sono le cataratte? C'è un velo, dice, che copre la vista, quindi non vede bene. C'è qualcuno che è stato operato di cataratte? Nessuno è stato operato di cataratte. Questa mattina molti sarete operati di cataratte. Fatemi fare la persona seria come lo sono. Dice, poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore, se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non inizierò a versare un po' alla volta. Dice, se non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sarà più posto dove poterla riporre. Allora, qual è il fine di portare a Dio? Di impoverire noi o perché la nostra vita sia benedetta? La nostra vita sia benedetta. Perché la nostra vita sia benedetta.
cosa sono le decime? È la decima parte per il popolo di Israele, la decima parte, di tutto quello che loro raccoglievano dalla terra e dagli alberi. Ovvero di tutto l'introito che avevano il popolo di Israele dovevano dare la decima. Chi è che ha parlato la prima volta della decima? È stato Dio o è stato un uomo? È stato un uomo, non conosceva la legge, non era stata data ancora la legge. E ieri sera rifletteva e diceva, oh, io credo che Dio, Abramo, gli ha dato un'idea a Dio. E Dio sicuramente ha visto Abramo e ha detto, questa è una bella pensata. Questa è una buona pensata, dice, prossima volta che io metterò questo. È come dire, mi ha dato un'idea. Levitico capitolo, capitolo 27, versetto 30. Dice, ogni decima della terra, sia dei prodotti del suolo che dei frutti degli alberi, appartiene all'Eterno. È cosa consacrata all'Eterno. È come dire, uno semina melanzane, metti il seme della melanzana, e man mano cresce, Dio arriva e dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 3 melanzane sono mie. 27 puoi campare. Cioè, cosa hai seminato? Pomodori. Quanto chili ne hai preso? 250 chili. Bene, 25 chili sono miei. Significa, consacrata significa appartata. È come noi siamo consacrati all'Eterno, siamo appartati, non ci mescoliamo con le persone che non credono in Dio, nel senso che non facciamo quello che loro fanno. Marito e moglie sono consacrati l'uno all'altro, il mio corpo è consacrato a mia moglie, il suo corpo è consacrato a me, siamo appartati l'uno per l'altro. La Chiesa è appartata per Cristo per compiere l'opera sua. Le risorse della Chiesa sono appartate per Dio, per fare Dio quello che Lui vuole. Le nostre entrate, la decima parte delle nostre entrate sono appartate per Dio, consacrate per Dio, perché noi li possiamo portare nella Chiesa e Dio ne possa fare quello che vuole. Dove si portano le decime? Deuteronomio capitolo 12, versetto 11. Allora ci sarà un luogo che l'Eterno, il vostro Dio, sceglierà per fare dimorare il suo nome. Là porterete ciò che vi comando, i vostri olocausti, i vostri sacrifici, le vostre decime, le vostre offerte levate, delle vostre mani e tutte le offerte che avete promesso in voto all'Eterno. Ascolta una cosa importante, non fare mai un voto all'Eterno che poi non mantieni. Non dire io appena troverò il lavoro, io darò la decima, farò questa offerta a Dio. Farò quest'altra offerta al Signore, farò questa offerta allo Spirito Santo e poi non lo mantieni, non farlo mai. Perché quando fai un voto a Dio, Dio prende in parola quello che tu hai detto e ci resta male quando tu non lo mantieni. Amen? Ok, so questa parola è dura ma mi serve per voi, non è per me. È per la vostra vita e anche per la mia vita. Dov'è? Dice, allora ci sarà un luogo che l'Eterno, il vostro Dio, sceglierà per far dimorare il suo nome. Là porterete tutto ciò che vi comanda, i vostri olocausti, i vostri sacrifici, le vostre decime, le vostre offerte levate dalle vostre mani e tutte le offerte scelte che avete promessa all'Eterno. Tutto viene fatto attraverso il cuore, non per imposizione. Dio non impone niente a nessuno, ma tutto viene fatto con il cuore. Possiamo donare senza il cuore e quindi dare, ma il mio cuore non è in quello che do. Ma non c'è cuore che non può donare. Amen. Significa che io se ho il cuore mi viene spontaneo donare e quindi metto cuore e dono, ma non posso donare senza, posso anche donare senza metterci il cuore, questo non è gradito davanti a Dio, non serve a niente, ma è importante che quando noi doniamo, quando noi diamo a Dio lo possiamo fare col cuore, è come dire Signore questa è l'opera tua e io voglio onorare quello che tu hai stabilito nella tua parola. Non perché me l'ha insegnato qualcuno, ma perché è scritto nella tua parola. E io voglio onorare la tua parola perché tu possa onorare un giorno, forse
non raccoglierai tutto quello che tu ti aspetti, ma sappi una cosa, che un giorno Gesù ti possa dire: buono, bene e fedele servitore, entra nella gioia del mio Signore. Qual è la ricompensa dell'ubbidienza alla parola di Dio? Malachia capitolo 3 versetto 11 dice: inoltre sgriderò per voi il divoratore, perché non distrugga più il frutto della vostra vite e non mancherà di portare il frutto per voi nella campagna. Cosa sta dicendo Dio? In pratica Dio sta dicendo: senti, se tu ritorni a me, porti tutte le decime, io ti benedirò grandemente, riverserò su di te tanta benedizione, e non soltanto riverserò tanta benedizione su di te, ma sgriderò quel verme che sta per distruggere tutta la vigna, che sta per distruggere l'olivo, che infetta tutte le piante, che rende incapace la pianta di portare il frutto per la quale è stata piantata. Sapete, io tempi fa andavo in un frutteto, e ricordo con la persona che andava in questo frutteto, era un frutteto di pesche, dovevano buttare sull'albero delle medicine perché gli insetti non andavano a mangiare le pesche o a beccare o a pungere le pesche, che poi ovviamente non li potevano vendere e la qualità non era buona. Basta che c'era una macchiolina, perdeva di qualità. E allora hanno sperimentato dei prodotti chimici per buttarli nell'albero, per passarci nuovamente mentre c'è il fiore, il frutto. E ovviamente tutti questi frutti sono impregnati di prodotti chimici. Ma prima i prodotti chimici non c'erano per preservare. E questi insetti andavano là per beccare tutti questi frutti, per farli marcire. E l'agricoltore cosa faceva? Ma come mai? Ho faticato tutto l'anno, la raccolta è stata poca. Come mai? Ma perché? Questi insetti. Ma perché questi insetti? Allora la Bibbia dice che Dio sgriderà anche il divoratore, cioè quell'insetto che andava a pungecchiare, a macchiare tutto il frutto. Allora sai, oggi tu non dici: ma io grazie a Dio non faccio l'agricoltore, quindi sono a posto. Ma sai, questo insetto rivalutato oggi, il cambia valuta, possiamo cambiarlo così, cambiamo la valuta. Se tu sei qua usi l'euro, se vai in America usi il dollaro. Se cambiandolo in valuta, noi possiamo dire che oggi sono tutte quelle piccole cose che ti vanno mangiando le risorse un po' alla volta. Cammini con la macchina, ti si buca la ruota, 20 euro. Cammini, prendi il marciapiede, devo cambiare la gomma, non soltanto la gomma, tutti e due, perché non puoi cambiare solo una gomma, ma almeno ne devi cambiare due. Cioè, oh, gloria a Dio, finalmente ho cambiato le gomme, ci sono riuscito. Arrivi a casa e tua moglie dice: sei guastata la lavatrice. Cioè, vabbè, facciamola sistemare. Dopo 4 giorni ti arriva una bolletta dell'Equitalia. Allora, in un primo tempo c'è la resistenza, no? Perché resiste, dice: ce la faccio. A volte noi viviamo così, come popolo di Dio, che c'è un verme dissipatore che disperde tutte le nostre finanze, cioè dissipa tutte le nostre finanze, e non ce ne rendiamo conto tante volte. Tante volte non diciamo: Signora, ma aspetta, la mia vita com'è? A volte ci troviamo arrivare a fine mese senza soldi. Ma perché? Per quale motivo? Ma come ho speso i soldi? Sapete, c'è un fratello che credo che lo Spirito Santo lo sta preparando, che lui conserva tutti gli scontrini di tutto il mese, tutto quello che compra. Compra il caffè, si conserva lo scontrino, va al bar, paga la brioche, si conserva lo scontrino. Una volta gli ho detto: scusa, ma perché c'è questo portafoglio? Ma sono tutti i soldi che c'è, perché era un portafoglio spesso così? E la moglie mi ha detto, dice: no, dice, conserva, dice, tutti gli scontrini. Ho detto: perché? Dice: perché per fine mese devo fare il conto, ovviamente, di quanto spendo e dove posso risparmiare, perché non voglio sprecare i soldi. Ho detto: wow, che sapienza che hai. Premessa, vi dico che è un fratello che ha sempre onorato il Signore. Dall'inizio che si è convertito, lui ha messo subito a posto la sua vita, iniziò a dare, a decimare, a servire, e vediamo la sapienza che Dio dà anche nelle piccole cose. Amen.
Quindi possiamo dare a Dio senza il cuore, ma non possiamo avere un cuore senza donare. Amen? Io do, tu dai, essi danno, noi diamo. Io, tu, com'è? Egli, noi diamo, voi date, essi danno. Allora, diciamolo così, io do perché voglio assomigliare a mio padre che ha dato tutto per me. Amen? Qualcuno dice, senti, perché c'è una guerra in questo, ma noi non facciamo guerre agli uomini. Qualcuno dice, ma dove è scritto che io devo dare la decima a Dio? Oppure qualcuno dice, ma questa è una cosa che riguardava l'Antico Testamento. Qualcuno dice, questo è scritto nella legge. Qualcuno dice, ormai non siamo più sotto la legge, non siamo più sotto la grazia, siamo sotto l'ipergrazia, e quindi tu puoi fare quello che vuoi. Ci sono tante di quelle cose, ma quello che resta sempre stabile, sappiamo che è la sua parola che resta in eterno. Abbiamo cantato prima, tu sei un Dio di patto, e quindi resta sempre in eterno. E allora, Matteo capitolo... Fermo. Scusate. Mi ha fatto emozionare. Chi l'ha data prima di ogni cosa? Da chi è venuto? Chi ha avuto in cuore di dare la decima parte leggendo nell'Antico Testamento? È stato Abramo. La Bibbia dice, benedetto sia l'Iddio Altissimo che ti ha dato tutto nelle mani. Melchisedec che stava benedicendo Abramo. La Bibbia dice che Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Non aveva la Bibbia, non aveva un pastore, non aveva un apostolo Abramo, non aveva un profeta, ma l'espressione di gratitudine che Abramo ha avuto di cuore quando incontrò Melchisedec, prese la decima parte di tutto il bottino che aveva e lo consegnò a Melchisedec. Figura di Cristo Gesù. Matteo capitolo 23, versetto 23, Gesù quando è venuto, qualcuno dice ma oggi siamo sotto la grazia, ma Gesù non è venuto a cancellare l'Antico Testamento, ma bensì a portare a compimento. Matteo 23, 23 dice guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. E Gesù dice, queste cose bisogna praticare. E dice, bisogna praticare la fede, la misericordia, la giustizia, ma state attenti a non trascurare le altre cose. Quindi Gesù non è detto, dice, guardate che oggi siamo nel Nuovo Testamento, io sono entrato nel ministero, vi sto predicando questo, quindi dovrete praticare la fede, la giustizia e la misericordia. Le altre cose lasciatele stare. Non fanno più parte. No, Gesù disse, ok, prima di ogni cosa dovete avere l'amore, la misericordia, la giustizia, ma state attenti a non dimenticare le altre cose. Ebrei capitolo 7, versetto 1, ci parla lo scrittore alla lettera di Ebrei, di Melchisedec, figura di Gesù. E dice, questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote dell'Iddio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto del re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è innanzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia e poi anche re di Salem, che vale a dire re di pace. Chi è il re di pace? Senza padre e senza madre. Chi è senza padre e senza madre? Senza genealogia. Senza inizio di giorni né fine di vita. Simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. E noi sappiamo che Gesù rimane il sommo sacerdote per eccellenza in eterno. Quindi quando noi diamo la decima, a chi la diamo? La diamo al pastore? La diamo all'apostolo? La diamo al profeta? La diamo a un pastore di chiesa, qualsiasi, un conduttore di chiesa? Quando noi diamo la decima, la diamo a Gesù. Quando noi non diamo la decima, a chi la stiamo togliendo? Gesù cosa vuole fare attraverso la decima?
attraverso la decima tua e mia di Gesù vuole benedire e raggiungere la vita di tante altre persone. Noi pensiamo che Gesù abbia bisogno della nostra decima? No. Ma attraverso la nostra decima Gesù vuole fare delle cose sulla terra perché siano raggiunte delle persone. Se organizzi una campagna evangelistica, molti hanno la mentalità e la cultura che dobbiamo offrire e si basano soltanto sulle offerte. No, io dico una cosa, che nella casa di Dio ci deve essere una ricchezza. Nella casa di Dio, la casa di Dio, la chiesa di Dio deve sovvenzionare le famiglie, deve aiutare le famiglie, deve aprire centri di accoglienza per tossicodipendenti. La chiesa di Cristo deve aiutare case di riposo non per fare soldi, ma per creare posti di lavoro, per curare le persone anziane e per portare le persone anziane alla salvezza. Non serve per arricchire il pastore, perché le decime non si danno al pastore, si danno a Gesù. E nel momento in cui non diamo le decime a Gesù, noi stiamo rubando a Gesù e lo stiamo privando di quello che Lui vuole fare sulla terra. Non perché Lui abbia bisogno dei nostri soldi per chissà che cosa, ma perché Lui ha un proposito, Lui ha un fine, il suo proposito, il suo fine è quello di salvare l'umanità. Ma questo deve entrare in mente nostra. E poi dice ancora, sto concludendo, ho perso qua, sì, Ebrei l'ho visto ma devo scorrere. In sintesi, a chi viene data la decima? Abbiamo detto a Gesù. Tu puoi dare la decima? Io posso dare la decima, ma possiamo anche crescere di livello. La Bibbia, troviamo scritto nella Bibbia, nella prima chiesa, nella chiesa degli Atti, di un certo Barnaba, che quel nome significa figlio di consolazione. E troviamo scritto che nella prima chiesa, in Atti al capitolo 4, se me lo proiettate per favore, se ce l'avete, se ve l'ho dato oppure no. Che io ho perso qua un po'. Atti capitolo 4, versetto 36 e 37 dice: troviamo scritto di un certo Barnaba che, avendo un campo, lo vendette e portò il ricavato e lo depose ai piedi degli apostoli. Fermati, non pensare, metti a tacere la tua mente, subito. Quest'estate diciamo questo e leggiamo questo per dire il livello di gratitudine e di cuore che dobbiamo avere per Dio. Perché Dio non chiede a una persona neofita: vai a vendere la tua casa e porta il ricavato ai piedi degli apostoli. Che non l'ha portato agli apostoli, ma l'ha portato alla Chiesa. Sapete, una volta all'inizio, qualche tempo fa, è venuto una persona, chiamiamo fratelli e sorelle, si chiamano tutti fratelli, ok? Quindi non c'è distinzione. Chiamiamo un fratello, è venuto, dice: sai, dice, pastore, io ho sentito nel mio cuore, Dio mi ha mandato qua, ho sentito nel mio cuore che dobbiamo vendere la casa, il ricavato dei soldi dobbiamo darlo alla Chiesa. Io ho detto a mia moglie: senti, statti ferma, digli che non vende niente. Ferma, non vende niente. Non è da Dio. Cioè, no, ma no, questo non è un insegnamento che noi diamo alla Chiesa. Se Dio te lo dice una persona matura, dove marito e moglie sono consacrati, dove marito e moglie sono d'accordo, dove marito e moglie sono inseriti nella Chiesa, dove si vede realmente che c'è una totale devozione. Ma se tu devi dare i soldi per manipolare la Chiesa, l'opera di Dio, il pastore, ti dico, stai fermo. Questo perché ve lo sto dicendo? Perché noi usiamo un equilibrio nella Chiesa. Noi non camminiamo come i camion caricati in modo male, perché c'è il rischio, man mano appena prendono una curva si ribaltano. Giusto, Pietro, tu hai fatto il camionista, i camion si caricano in modo equilibrati, perché se sei su una strada il camion cammina così, ma appena prendi una curva ci potrebbe essere il pericolo di ribaltarsi. Abbiamo anche qua un altro camionista, abbiamo una chiesa piena di camionisti. Tre camionisti abbiamo, c'è qualche altro camionista qua?
Quattro camionisti. Anche io ho fatto il camionista, ma senza patente però. A Palermo questo, che non qua. Palermo è una città, uno stato a parte. Non... è come San Marino, ha le sue regole a parte. Ok. Niente, non mi vuole fare qualche cellulare. C'è qualcuno che sta pregando e dice taci, basta, non parlare più. C'è qualche gruppo di intercessione. Allora, perché diciamo questo? Perché dobbiamo avere equilibrio? Ma c'è, perché tutto nasce dal cuore, non c'è un'imposizione. Noi non insegniamo l'imposizione, ma la gratitudine a Dio per quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Amen. Così, allo stesso modo, la Bibbia ci descrive che come Barnaba fece questo, c'è stato un altro, ovvero un'altra coppia, che fecero la stessa cosa, ma senza metterci il cuore. E conosciamo tutti di Anania e Saffira. Cosa fecero Anania e Saffira? Volevano copiare Barnaba. Allora dice, avendo una casa, andiamo a venderla, un terreno avevano, andiamo a venderla, il ricavato facciamo, senti Anania, Saffira, che facciamo? Abbiamo ricevuto 50 euro, gliene portiamo 25 e non si sa mai, se Dio non provvede per noi, 25 abbiamo almeno una risorsa. Ma la cosa più brutta non è ritenere i soldi, ma mentire allo Spirito Santo. Perché quando quest'uomo, che doveva essere il sacerdote di casa, doveva proteggere sua moglie e doveva dire a sua moglie no, queste cose non si fanno, ma bisogna camminare in modo retti, Anania si compromise, Saffira si compromise e Saffira, è in siciliano, non detto così, e Saffira è stata d'accordo con suo marito. Vendettero il campo, si tennero una parte del denaro, quando Anania si presentò davanti a Pietro e gli ha detto, voleva fare bella figura, gli ha detto, caro apostolo Pietro, guarda qua, abbiamo noi anche venduto un terreno, qua ci sono i soldi del ricavato. E Pietro lo guardò e gli disse, Anania, ma è vero tutto qua il ricavato? Anania gli ha detto sì. E Anania rispose, di un po', ma perché hai mentito allo Spirito Santo? Pietro, scusate, perché Anania hai mentito allo Spirito Santo? Ma con chi stava parlando Anania? E a chi stava mentendo? A chi stava portando i soldi Anania? Si trovò davanti un uomo, ma realmente stava mentendo a Dio. E cosa è accaduto Anania, per quanti sanno la storia? È morto. Dopo una settimana è morto. Quando? Subito è morto. Quando noi mentiamo a Dio, una parte di noi inizia a morire. La moglie ignara dell'accaduto si presenta davanti a Pietro e Pietro gli rivolge la stessa domanda. Di un po', ma è veramente questo? La moglie, d'accordo col marito, gli ha detto sì, è questo l'accaduto. Dice, ecco, dice, stanno entrando i portatori della bara, qua ce n'è un altro. Caduto a terra, un altro funerale. Allora, è importante, perché quello che noi diamo a Dio dobbiamo darlo per gratitudine. E c'è un uomo che ci insegna la gratitudine. Prima è Dio, ma c'è anche un uomo, Abramo, uomo eccellente, che è tuo padre ed è mio padre, di cui tu ed io abbiamo ricevuto un'eredità, un DNA. La Bibbia viene definito Abramo il padre della fede. E Abramo non è stato capace da dare solo la decima del bottino. Ma Abramo è stato capace di dare tutto quello che c'era nel suo cuore. L'amore, l'affetto che c'era nel suo cuore verso suo figlio, Abramo è stato capace di offrirlo a Dio. E un giorno Dio gli chiede ad Abramo, gli dice, Abramo,
Adesso, dopo che Abramo aveva dato la decima, che aveva obbedito, aveva stabilito un patto, che aveva cresciuto questo ragazzino, che aveva progetti per questo ragazzino, che aveva sogni per questo ragazzino, diceva, Abramo diceva, Sara, gli dobbiamo fare sposare ad Isacco una donna bella, deve essere bionda, alta, con questo particolare, con quest'altro particolare, aveva dei progetti, l'eredità che Dio mi ha dato, gliela devo lasciare, aveva dei progetti. Arrivando a un certo punto, Dio gli dice a Abramo, adesso offrimi tuo figlio, Isacco, l'unico tuo figlio. E Abramo gli ha detto a Dio, no signore, la decima sì, questo sì, ma mio figlio non è possibile. Mi stai chiedendo una cosa molto, ma molto grande. Ma Abramo cosa fece? Lo conosciamo tutti. Genesi capitolo 22. Versetto 12. L'angelo, quando Abramo, una cosa molto bella, che quando suo figlio gli chiese padre, stavano salendo sul monte, e il figlio gli disse padre, qua c'è la legna, ma l'olocausto dov'è? E Dio e Abramo stesso gli insegna a suo figlio, Dio stesso provvederà. Ma pensate il padre che stava andando a offrire suo figlio, ma il padre stesso aveva fiducia in Dio, che Dio in qualche modo avrebbe provveduto. E quando si trovano là, Dio non dice, ok Abramo a metà strada ho capito che è una buona intenzione. Dio non parla a metà strada, Dio non parla quando sono arrivati sul luogo, Dio non parla quando ha fatto l'altare, Dio non parla quando ha legato il figlio, ma Dio parla ad Abramo, ovvero l'angelo parla ad Abramo quando già il figlio era dato per morto. E l'angelo gli dice così, non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non hai risparmiato o rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone. Ma il montone era là, come mai non se ne era accorto prima? Perché nel momento in cui lui è stato disposto di cuore a offrire il meglio che aveva a Dio, Dio gli ha aperto gli occhi. Non è stato né prima, non in anticipo, ma in quel momento quando per Abramo era perso tutto. In sintesi, sai cosa ti voglio dire o cosa ci vuole dire lo Spirito Santo? Che quando pensiamo che per noi è perso tutto, ma dire ho dato tutto, ho dato la decima, non mi resta più da vivere, niente. Là lo Spirito Santo ti apre gli occhi e là lo Spirito Santo ti provvede. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Geova Jaira. Per questo si dice fino al giorno d'oggi, al monte dell'Eterno sarà provveduto. Ma il problema sta arrivare sul monte. E io credo, per come Abramo viene definito il padre della fede, noi che siamo figli dobbiamo avere un atteggiamento di fede. Quando noi offriamo, quando noi decimiamo, quando noi diamo a Dio, è un atteggiamento di fede. E fede significa fiducia. Signore, questo è quello che aspetta a te. Signore, questo lo offro a te. Anche se non dovessi avere più soldi per poter mangiare, Signore, ma non vengo meno al rapporto con te, a quello che tu hai stabilito nella tua parola per la mia vita. E io do, Signore, non mi interessa. La Bibbia dice che Davide si rese spregevole davanti all'arca dell'Eterno. È come dire, la mia vita non mi interessa niente. Quando noi diamo, la cosa più importante per me è obbedire Dio piuttosto che derubare Dio di quello che Lui vuole fare. Ma il fine non è per noi, perché è quello che lui come padre vuole benedire, la vita di ogni figlio, di tutti i figli.
Dio ha stabilito la sua parola, perché in essa, è come dire, in quella linea possiamo camminare come gli equilibristi. Dobbiamo prestare attenzione a non cadere né di qua né di là, avere il giusto equilibrio. Dobbiamo imparare come fanno gli equilibristi a camminare su un filo di corda. Anche noi dobbiamo camminare su un filo della parola di Dio, perché i cieli possono essere aperti. Stefano, quando era sulla croce, che stava per morire, che lo stavano lapidando, prima disse: Padre, perdona loro, perché la prossima, uno dei prossimi sermoni sarà sul perdono, perché il perdono apre i cieli. Stefano disse: Padre, perdona loro, e subito dopo vide i cieli aperti e Gesù seduto alla destra del Padre. Uno dei prossimi sermoni, perché noi dice predichiamo su questo, no? Uno dei motivi perché apre i cieli, perché i cieli siano aperti al perdono. Stefano sulla croce disse: Padre, perdona loro, lo stavano lapidando, ma in quel momento lui non stava guardando il suo corpo, stava guardando quelle persone. Diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno che fanno. Poi alzò gli occhi e guardò i cieli aperti, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, seduto alla destra. Quando noi obbediamo alla parola di Dio, non possiamo fare altro che permettere al cielo di aprirsi e vedere quello che realmente Dio vuole fare. Amen. Amen. L'obbedienza alla parola di Dio porta l'apertura dei cieli. Come diceva prima la sorella Maria, questo velo sarà tolto. Quando la Bibbia parla alle cataratte, io aprirò le cataratte del cielo e riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete posto ore poterla riporre. Questo è il cuore di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi questa mattina. Thank you.
noi stiamo cercando non soltanto il volto tuo, Signore, ma stiamo cercando anche il tuo cuore. Questa mattina voglio pregare per le famiglie, per l'economia delle famiglie. Nel nome di Gesù questa mattina prendiamo autorità sul verme dissipatore che sta per distruggere la vigna, che ha distrutto il prodotto. Nel nome del Signore Gesù, Padre, io ti prego questa mattina, Signore, per l'economia soprannaturale nelle famiglie, ti prego Spirito Santo che tu tocchi, Signore, il tuo popolo, che noi possiamo essere distinti da tutti gli altri popoli che sono sulla terra, a motivo, Signore, del timore che abbiamo di te, Signore, e anche a motivo, Signore, della tua benedizione sulla nostra vita. Padre, ti prego per tutte quelle famiglie che stanno attraversando difficoltà, che si trovano in momenti di penuria, di difficoltà. Spirito Santo, ti chiedo che tu apra i cieli su ogni famiglia, Signore, che ogni famiglia, Signore, in ogni famiglia venga ristabilito l'ordine divino. Voglio prendere autorità questa mattina nel nome di Gesù su spiriti di paura che stanno cercando di governare la mente dei figli di Dio, che stanno incutendo paura di dare, paura di non farcela. Nel nome del Signore Gesù io questa mattina sgrido lo spirito di paura. Nel nome di Gesù Cristo ordino che lasci ora le menti dei miei fratelli, delle mie sorelle, nel nome del Signore Gesù, perché il popolo sia libero per poter dare a te, Signore, per poter permettere, Signore, al tuo regno qua sulla terra che avanzi. Nel nome del Signore Gesù, un popolo libero di adorarti. E spirito di paura, di penuria, di miseria, io ti caccio fuori ora nel nome di Gesù. Voglio reclamare, Signore, sul tuo popolo la tua prosperità, la tua grazia, il tuo favore. Voglio rompere legami e legarci con debiti del passato nel nome del Signore Gesù. Voglio reclamare, Signore, il giorno del giubileo. Nel nome del Signore Gesù Cristo, il giorno del ritorno sulla tua chiesa. Oh Spirito Santo, ti chiedo questa mattina, stendi la tua mano. Signore, incoraggia coloro che hanno bisogno di essere incoraggiati ad offrire, a dare. Signore, benedici coloro che già lo stanno praticando. Nel nome del Signore Gesù Cristo, ti chiedo di confermare la tua parola con segni, prodigi, miracoli, Signore. Economia dal cielo e soprannaturale nel nome del Signore Gesù. Padre, ti chiedo, Signore, il tuo ordine divino in ogni famiglia, in ogni vita, in ogni fratello, in ogni sorella, nel nome di Gesù, Padre. Manifesta il tuo potere soprannaturale questa mattina. Spirito Santo meraviglioso, stendi la tua potente mano, Signore. Nel nome di Gesù, che il tuo popolo, Signore, sia distinto da tutti gli altri popoli che sono sulla faccia della terra. Nel nome del Signore Gesù. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome del Signore Gesù Cristo. Sento nel mio cuore che ci sono persone proprio che hanno paura di dare, hanno un combattimento, un conflitto dentro, persone che hanno timore, paura di non farcela. Questo è uno spirito di paura per tenerti legato, per non farti camminare in ubbidienza alla parola di Dio. Questa mattina, se hai questa paura, esci dal tuo posto e voglio pregare per te, perché la paura deve andare via. La Bibbia dice che Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma Egli ci ha dato